Beh, che c'è? Non ha mai visto una donna con gli occhiali? Era tanto il discorso degli occhiali. Sta piovendo. Non mi pare. Coco, non sai che il gatto fa male perché sei comunista. Lì è l'Oriente. Dove, maestro? Lì. Dove? Un saluto a tutti voi collegati da casa, un grazie ai giornalisti presenti che hanno accettato la convocazione a quest'ora del mattino. Abbiamo dei dati importantissimi da comunicarvi. Il problema è che i dati non sono neanche arrivati. Aspettiamo i dati. E intanto ci abbiamo tempo. Tutto che fermo. Racconta una barzetta intanto, Tosi. Ah, questa racconta una barzetta. Bregoin, guarda che sono che ha Bregoin stamattina. Bregoin, ascolta questa, Tosi. Sento la differenza fra un imbriago e uno che ha freddo? Nessuna, perché tutti due vanno in cerca di un baretto. Hai capito? E vanno in cerca di un baretto. E intanto aspettiamo i dati. Come non vieni per cena? No, per carità, non mi offendo. No, anzi, fa una roba. Illumina la mia giornata. Date fuoco! Beh, che c'è? Non ha mai visto una donna con il suo hairstylist? Finito? Oh, non ho mai un minuto, se non ci fossi tu, Jean-Pierre. Cara la mia bigodina. Tieni il resto. Grazie, anche troppo. A te ci pensa il tuo Jean-Pierre Basilio, coiffeur a domicilio. Una donna che non se tiese come il lesso senza crema. Bravissimo, perché lo vedi anche tu qual è il mio problema. Ma certo, bigo. Le doppie punte. Esatto. Io così non mi vedo più. E il problema sei che ti vede tutti st'altri. Io voglio una svolta radicale. Voglio un taglio come quello. Osha Touche, Berry Extension. Ti stravolgerò. Se regalo se pochetto, gada essere bello il pacchetto. Eh sì. Come dico sempre, grazia, eleganza, femminilità. Copate! Non vieni perché devi andare in sagra a vedere i fuochi. Ti piacciono i fuochi d'artificio? E ora scioppa! Mi vi chiedo scusa che stiamo ancora aspettando questi benedetti dati, ma qua aspetta che vediamo. Chi è questo numero qua? Pronto? Sono io, sì. No, la blocco subito, non è il momento, sono in riunione, no. Stavo neanche qua a spiegare. No, non sono interessato, non mi interessa niente. Domani, un'altra volta. Grazie. Maria Vergine, me mogliere. Ah, non puoi venire perché non hai la babysitter. Sì. Ma se non vai neanche a Fiori. Giulietta. Scusi, maestro. Perché sei tu, Giulietta? Eh no, se l'ho interrotta, mi spiace. Ma è Romeo, perché sei tu, Romeo? Non capisco. No, dice. Ha detto Giulietta, perché sei tu. Invece è Romeo, perché. Nella vecchia versione, nella mia versione, quella giusta, è Romeo che dice la battuta. Non potevo lasciare una sì bella battuta a Giulietta. Oh, Giulietta, perché sei tu, Giulietta? Rinnega il tuo nome. Oh, se non vuoi farlo, giurami eterno amore ed io non sarò più un Capuleti. No, maestro, scusi. Perché se la inverte e dice Giulietta, deve dire un Montecchi qui. Non capisco. No, nel senso che prima ha detto Giulietta e quindi adesso non deve dire Montecchi, non deve dire Montecchi. Ah! Capisco. Vogliamo cambiare le battute di Shakespeare? Vogliamo riscrivere una nuova commedia? Gradasso. L'alterigia dei giovani. Sa tutto lì. E adesso chi sei che si mangia tutte queste verdure grigliate? Per fortuna sei rimasta tu a cena.
Mamma mia, non si può neanche scherzare! Niente, so che i dati non sono stati dati, anche se ve li volevo dare, ho saputo che febbo. Non so neanche Mimo, dammi corda. Ancora un pochetto? Ancora un pochetto? Basta, fermo qua. Niente, li congeliamo allora. Mi chiedo scusa per avervi fatto perdere tutta la giornata. Bregoin, esito ancora? Ara Bregoin. Dai che te conto l'ultima, ascoltami. Sento perché all'ipodromo non c'è più gli autovelox. Perché i gacavai... Hai capito? I gacavai. Ciao persone. Dati.